Salve YouTube, ciao! Eccoci finalmente con un nuovo video. Mo' c'ho sete, come faccio? C'ho voglia di bere. Vabbè, mi asciugo, bevo dopo. Niente, volevo fare anch'io finalmente quella serie, quel tipo di video che fanno oramai tutti. E io ho sempre guardato, ho detto farò, 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 non ho mai fatto. E cioè, che sarà mai i preferiti del mese scorso. E avrei voluto farlo entro il 10. Oggi è l'11, speriamo di riuscire a caricarlo oggi stesso, se no veramente vado a fine mese e buonanotte. Comunque, volevo farvi vedere i più amati del mese di gennaio, cioè i più usati e i più amati, più usati, più usati, più amati, quelli lì. E non lo so perché io ho sempre più cose degli altri, cioè non lo so se... Ma non è un video che... Cioè a me non mi piacciono tipo quelli... Ci sono anche quelli che fanno... Tipo un prodotto per gli occhi, un prodotto per le labbra, un prodotto... No, io mi ricordo quelli più usati e che ho amato di più e dico ok, questi devo far vedere alle ragazze. Sto masticando una cosa, a posto. E ora ve li faccio vedere. Comunque di qualcuno abbiamo già parlato, sì che quelli vi faccio vedere al volo. Qualcosa di nuovo, ve ne parlo. Partiamo dalla palette. Liberty di Nabla, che vi ho promesso che vi farò in un video futuro a breve gli swatch. Qualche ragazza me l'ha chiesto. Queste sono quelle palettine di Nabla che si vendono separatamente, vabbè, lo sapete tutti. Ci sono quelle da 6 e quelle da 12, Liberty 6 e Liberty 12. Se prendete tipo 12 ombretti, vi danno la Liberty 12 gratis. Se prendete 6 ombretti, vi danno la Liberty 6 gratis. Non so se è cambiato, da quanto ricordo era così. Anche se io non l'ho mai preso così, ho preso un po' alla volta. Ora c'erano gli sconti perché c'è la novità della matita e ci sono gli sconti sulla spedizione, infatti mi sto trattenendo per non prendere degli ombretti perché voglio farmi un'altra palettina con degli ombretti matte. Questi sono tutti satinati, cimerosi, eccetera. Il più usato è il Sandy, se non erro. Sandy con la Y. Ed è questo qui, ora ve lo swatcho. È un oro, però va anche sull'argentato. Insomma, è proprio bello, cioè, sull'occhio. E poi è una di quelle colorazioni passepartout, no? Per tutto il giorno, per tutta la giornata, anche mattina, anche sera. Poi c'ha questi riflessi che sembrano... Un duochrome, ma non lo è. È proprio carina, mi piace moltissimo. Guardate. È un oro top. Troppo bello, mi piace moltissimo. E questo è il più usato. Poi come ombretti ho usato moltissimo anche la palette di Chocolate Bar, che non è quella che avevo io, perché quella è andata a finire nell'alluvione. Questa è quella che mi ha regalato la Enzina. Ciao Enzina! La Enza di Everything Diaries, infatti, è stata una sorpresa bellissima, gigantesca. Sono rimasta sconvolta. E ogni volta che la apro dico: ecco, vado a prendere la palettina di Enzina. E anche qui devo dire che comunque ho usato più i colori neutri. Però sono tutti belli, assolutamente. Credo che, cioè, non lo so. Visto che ora è aumentata la Naked, che costa 50 euro, questa costa 44, poi se beccate lo sconto del 20%, prendetevi questa anche perché c'ha buoninci. Poi, su da Sephora. Poi. Continuiamo col trucco così. Come fondotinta. Ve lo faccio vedere dopo, anche se ve l'ho fatto già vedere altre volte. Faccio vedere le matite, occhi, lavamombretti, dai. E mi piace moltissimo, ho usato moltissimo questo qui di Dr. Hauschka, preso su Bio Naturel. Comunque vi metto sempre tutti i siti dove ho comprato tutti i prodotti nel box informativo. Aspettate che facciamo così. E questo è quello di appunto Dr. Hauschka, che è il Kajal Eyeliner, il duo, cioè il colore 202, il colore blu da questo lato che è un petrolio tipo... Che questo ho usato meno, insomma, però bello. Vedete? È un verde petrolio. E poi c'è il nero, che è quello che ho usato di più. Sfuma benissimo. Quando finirà, sicuramente io il nero di Hauschka
La matita nera me la vado a prendere perché mi piace molto, molto cremosa, sfuma. La sfumo, metto l'ombretto sopra e dura tantissimo. Poi per le sopracciglia il Manga Brows, che sarebbe questo, il colorazione Black Brown e Rich Brown, e quello scuro, con le due colorazioni. Questo è quello più scuro, che è il Black Brown. E poi da quest'altro l'altro è il Rich, quello che sarebbe un po' più marroncino, mi sa. Vedete? E che comunque poi qui la matita è fantastica per le sopracciglia, una delle migliori che abbia mai provato. Poi con Bonincini, Neve Cosmetics. Fantastico. Poi il mascara di Sobbio, il mascara Audacieux, non lo so come si pronuncia, credo. Poi in nero. Questa presa secco verde, credo. C'è uno scovolino particolarissimo. Non pensavo mai che mi piacerà, invece mi è piaciuto tantissimo. Dura tutto il giorno, tiene la curvatura. Vedete che è un po' curvo. Poi all'inizio forse era troppo bagnato perché non mi piaceva, poi con un po' si è asciugato. Mi è piaciuto moltissimo. Credo che sarà nel mio top 3 di mascara preferiti. Comunque credo che vi metterò delle foto su Instagram, farò anche un video review sui mascara. Poi il gel da sempre per le sopracciglia, che uso da sempre, il La Vera Brow Gel. L'ho già fatto vedere altre volte. Poi per le labbra, le cose abbastanza simili, che è il Benecos Natural Shiny Lip Color, il mattitone. E colore questo è un rosso, ma non pensate perché è proprio sheer, non vedete, non è che viene chissà quanto scandaloso, è abbastanza sto perdendo la voce, ciao, abbastanza portabile per tutti. Rimettiamo qua, e questo costa poco, quello che costa di più che il mio. Infatti si parlava su Instagram nei giorni scorsi, se io dovessi scegliere un prodotto per tutta la vita per le labbra sarebbe questo. È il lip conditioner colorato di Ilia Beauty in Arabian Nights. Lo so, costa tipo 25-26 euro, però veramente ragazzi, ne vale la pena. Vabbè. Che c'ho la vocina oggi? Come si fanno gli swatch ora qua? Vabbè, proviamo, se no non lo rompo, muoio. Vedete, più lo è, più si passa, più carica colore. Ah, fa uno di quei effetti tipo labbra morsicate, twilight o twilight, come dice mio compagno. Mi piace tantissimo, cioè si può sfumare, che diventa leggerissimo, o si può caricare, appunto, che viene più. Poi vedete quanto è idratante, cioè mi idrata le labbra, me li colora, mi dà quell'effetto sexy, morsicato. Com'era? Robert Pattinson? Alla Robert Pattinson? Sicuramente, forse l'hanno usato nel film che era truccatissimo. Ok, quello è davvero il mio prodotto preferito. Se dovessi scegliere uno per tutta la vita è quello, e lo vedrete. Spesso poi per le labbra, questo ve l'ho già fatto vedere, il Baciami di Lush. Ci metto le labbrucce qui, sale di limone, è buonissimo, costa intorno ai 8 euro, molto molto buono, ha un buon inci. Poi come primer io uso correttore di Nabla, non lo uso come correttore perché mi fa un po' le crosticine, perché c'ho sempre io il contorno occhi secco, no? Invece come primer funziona, oddio, non è un primer, però mi aiuta la durata, mi prolunga la durata dell'ombretto e mi piace perché mi colora anche la palpebra e nasconde le venuzze. Ok, allora sì, il fondo, io voglio levarmi questo qui dalla mano perché sennò chissà dove mi appiccico. Eccolo, fazzoletto levato. E poi abbiamo il correttore fondo di RMS. Uncover Up, colore 00. Questo nasce come correttore, ma può essere usato anche come fondotinta. Credo che lo userò per sempre. Anche questo lo ricomprerò. Purtroppo 5 grammi, costa intorno ai 35-36 euro. Questo colore è più chiaro, ma io lo stramo. Ci
posso fare nulla. Cioè, questo qui mi basta per tutto il viso. Oddio, non avrò le occhiaie corrette al massimo, la Kim Kardashian cementata. Però abbastanza. Ho già messo foto su Instagram in cui faccio vedere dei trucchi con questo correttore fondo qui, e io lo metto con questa spugnetta. Questa mi è stata regalata da Beauty Bay, però si trova anche da Tigotà, anche da Sephora, quella che si bagna. E la copia, il dupe del Beauty Blender, che quello costa un botto, che forse prima o poi prenderò, chissà se mi verrà, magari con qualche offerta, perché costa 20 euro. Questo invece costa 6 euro, sì, che va bene. Poi faccio vedere questi perché siamo in tema di perché sono tanti, perché questi qui sono la scoperta del 2014, questi neri più che altro, perché questo qui è da un bel po' che ce l'ho, e sono i pennelli di marchio Royal Beauty. Ragazze, che dire, sono rimasta davvero impressionata. Cioè, hanno fatto la Hyper Soap dei pennelli, Hyper Soap li tiene il marchio Royal Beauty, ha fatto dei pennelli che costano da 4 a 7 euro, se non erro, questo per fondotinta. Sono fantastici, cioè questo ce l'avevo già fatto vedere nel video dei preferiti, pennelli per gli occhi, insomma. Questi altri sono nuovi, cioè vabbè, sono doppioni questi due. Ok, cioè sono morbidissimi, sono sintetici, ma sono questi sono sintetici, questi altri sono naturali, del pelo di pony, se non erro. Comunque ragazzi, cioè, ora prossimo video vi descrivo meglio, se non devo stare troppo qua. Comunque, cioè, sono pazzeschi, a 4 euro io oramai, per me, ma anche a livello professionale qualcuno li userei, tipo questo e questo, sicuro, sarò già nel mio kit, cioè, non esiste. Poi questi altri anche, cioè, per 4 euro. Poi questo, che avevo due o tre, ma solo uno ho trovato dopo l'alluvione, cioè, non lo so, sono fantastici, sono veramente fantastici. Altri due pennelli, tipo questo di Sephora, che è il 57, è tipo, non è un kabuki, ma insomma, tipo, però più piccolino. Come questo di Zoeva, che è il Face Shape 110. Questi io li adoro, questo costa tipo 19 euro, ma l'ho preso scontato dalla Sephora quando c'era lo sconto, e questo costa intorno ai 8-9 euro da Zoeva. Ne prenderò altri e ce l'ho già nel kit. Anche quando trucco gli altri, e oddio, è lunghissimo, sta diventando. Ah, e questi, volevo dire che questi qui arrivano in queste copertine qui, che li ho messi qui da parte perché c'hanno i nomi, non avendo nessun nome sui pennelli, per descrivervi dopo. Ok, poi che ci è piaciuto tanto, e quelli qua sono le salviette di aloe. All'aloe di Equilibra, sono salviette Indium, però vi devo dire che le usate anche per il viso. Eh sì, perché sono talmente delicate, la calendula, senza coloranti, sono quelle buone, senza saponi alcalini. L'inci sarebbe qua. Cioè, sono davvero. Se non mi mette a fuoco, manca a pagarlo. Ecco. E li trovate in offerta, perché di solito costano, costicchiano un po', insomma, li trovate a 1 euro e qualcosa da Hyper Soap, se non sbaglio. Comunque provateli, sono davvero carine. E poi la linea giardino cosmetico di Hyper Soap ci è piaciuta tantissimo, cioè, hanno scoperto dei prodotti veramente validi. Prima di passare a quelli vi faccio vedere un prodotto che sarebbe il olio, famosissimo, Domus Olio Toscana. E quel olio viso anti-age, viso, corpo e capelli, è un olio multiuso. Cioè, io adoro i prodotti multiuso, ma chi non li adora? Perché c'è, cioè, una cosa la puoi usare per più cose, più parti del corpo, no? Fantastico. Cioè, questo qui c'ha degli ingredienti pazzeschi, tutti appunto anti-age. Vediamo un po' se riesce. Sì, secondo me li leggete un pochettino. Comunque c'è sesamo, olio di girasole, vabbè, c'è lo squalane, ma non è malissimo, olio d'oliva, elicrisum, mandorle, rosa, aloe, semi di uva, carota, betula, camelia, olio di peanut, ora non mi viene, di pistacchio forse, e poi c'è retinolo, tocoperolo, cioè,
tutto anti-age, però io l'ho travasato qui perché mi piace più l'erogatore a spray, questo essendo un campioncino, perché sono quelle 50 ml che costa intorno ai 11 euro, 11 o 14, ma non mi ricordo, comunque c'è Seco Verde su tutti i siti, credo ci sia Domus Sole, invece la confezione da 200 ml sia intorno ai 40 euro, che io ogni tanto me la prendo così e lo uso soltanto per il décolleté e le braccia, perché tanto, però è buonissimo. Sulla pelle bagnata una volta uscita dalla doccia. Assorbe, lascia la pelle meravigliosa. Che buon odore. Quando piangerò, quando finirà. Vabbè, ne compreremo un altro. Oh. E poi abbiamo lo struccante bifasico, vedete? Lì che ha i due oli. E struccante occhi e labbra. Poi vabbè, ovviamente si mischiano. Costa intorno ai 4 euro di Giardino Cosmetico, mi piace talmente tanto, non brucia e strucca benissimo come una micellare, poi lascia anche la pelle idratata. Non mi piace la confezione, vedete già, ce l'ho dappertutto, non so se o lo travaso perché non ne posso più, mi si perde anche il prodotto ed è un peccato. Poi, infatti l'ho messo il giornale sotto perché ho preso la tovaglia nuova da ciao ciao 6 euro, troppo carina, mi dispiace macchiarla. Poi, questo che mi ero scordata di mettervi nel video dei preferiti 2014, il bagno dolce gel di Giardino Cosmetico con l'emolliente che lascia una pelle veramente liscissima e idratata, con olio di mandorle, di torito e avena bio. Anche questo mi sta gocciolando proprio dalla doccia. Allora, chissà se riesco. Delle linci. Comunque, prodotti abbastanza buoni. Sono certificati bio da. Che certificato abbiamo? Certificato IGEA. Poi la crema corpo che vi ho già fatto vedere è fantastica. La crema corpo, effetto satin, idratazione prolungata con melograno di torito e burro di karité. Costa intorno ai 4,5 euro per 250 ml. Fantastico, c'è un odore buonissimo. Cioè, idrata, lascia la pelle liscia. E io ho a che fare con una pelle secchissima, dovuta purtroppo a varie terapie un po' pesantucce. Comunque, questo favoloso. E poi, le ultime due sono due profumi. Uno è questo qui, a lei aderirà, quello Rollon dell'Erbolario. Che io mi tengo in borsetta questo. Costa intorno ai 12,50 euro per 15 ml. C'è un odore buonissimo. Andatelo a sniffare in erboristeria. Buono, buono, buono. E poi questo che mi ha inviato la mia Paoletta, che mi ha regalato, cara lei. Allora, è il Giardino dei Semplici di Olfattiva. Vi dirò, cioè, sembra che non l'ho usato, ma credetemi, l'ho usato anche con parsimonia. Però mi piace tantissimo la sera. Lo metto sulle mani, tipo così. Faccio così. E poi mi metto sul viso prima di dormire e sniffo tutta sta buona di Dio. Sniffo, prendo aria in pancia e espiro con la bocca, è quel tipo di respiro molto rilassante, no? Quando non ho sonno, magari qualche volta se io soffro di insonnia, mi faccio questo esercizio, tra virgolette. Ah, e mo non riesco più a parlare perché devo sniffare, che buono. No, veramente è troppo troppo buono questo profumo. Quando finirà assolutamente lo ricompro. Grazie Paola di nuovo, sei stata, non ho parole, carinissima e gentilissima. E ragazze, questo era il video dei preferiti del mese di gennaio 2015. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!